Parliamo di sonno, un argomentone gettonatissimo, specie fra i neogenitori, e infatti fa parte anche questo del mio libro Rinascere Mamma. Perché? Perché in realtà una delle domande più odiate dai genitori quando portano a casa un bebè è: ma tuo figlio dorme tutta la notte? Questa è una domanda che non dovrebbe proprio esistere, perché in realtà la possibilità che un neonato dorma filata tutta la notte, se non è impossibile, è molto molto raro. Vi spiego il perché. Il sonno è caratterizzato sia nel piccolo che nell'adulto da due fasi principali: sonno REM e sonno non REM. Questa parola REM è l'acronimo di Rapid Eye Movement, ovvero una fase nel sonno in cui, anche se con gli occhi chiusi, all'interno gli occhi effettuano dei movimenti molto rapidi. È la fase del sonno in cui si sogna. Nel neonato costituisce circa il 50% della quota sonno totale. Questa si modifica rispetto all'adulto nella fase di crescita, dove invece rappresenta soltanto il 20% della quota sonno totale. La differenza rispetto all'adulto è anche nei cicli di sonno, che sono molto più brevi. Sono massimo di 50 minuti e si susseguono durante il giorno e la notte senza una distinzione, come avviene nell'adulto, rispetto alla luce solare. Quindi è quasi impossibile che un neonato riesca a fare tanti cicli di sonno consecutivi dormendo tante ore come facciamo noi adulti. Che poi, a dirla tutta, neanche per noi adulti è così, perché se ci fate caso, molto spesso anche nella fase di sonno notturna noi stessi ci muoviamo, spostiamo un cuscino, spostiamo una coperta e ci riaddormentiamo. La differenza qual è? Che intanto questo ciclo nell'adulto è più lungo e quindi si verifica meno frequentemente questa interruzione. E inoltre abbiamo imparato nel tempo a riaddormentarci in maniera autonoma, cosa che non fa il bebè. Nella pancia dormiva ed era sveglio indifferentemente dalle ore del giorno e della notte. Questo si riproduce anche fuori dalla pancia, ma questa volta richiederà l'aiuto di un adulto, solitamente un genitore, per riaddormentarsi, e solitamente lo richiede tramite la poppata o perlomeno il contatto corporeo. Quindi è molto importante assecondare il bambino in questa richiesta, perché gli darà la calma e il relax giusto per riaddormentarsi di nuovo. Le nostre nonne dicevano sonno chiama sonno, ed in questo caso la cultura popolare aveva proprio ragione. Vi spiego il motivo. Quando ci risvegliamo al mattino, oppure in situazioni di forte stress, paura, e quando eravamo animali nella necessità di scappare dal predatore o inseguire una preda, produciamo un tipo di ormone denominato cortisolo. È un po' come il caffè del mattino, cioè ci dà l'energia ed attiva il nostro organismo per essere al meglio. Quando noi andiamo nella fase serale, nel momento in cui si deve andare a dormire, produciamo un altro ormone che è la melatonina, che non va per niente d'accordo col cortisolo. E quindi, se noi portiamo il bimbo al momento del sonno serale rilassato e che ha effettuato tutti i suoi sonnellini, molto probabilmente la quota di cortisolo sarà molto bassa e la melatonina potrà avere il suo effetto benefico, inducendolo in un buon addormentamento ed evitando i successivi risvegli frequenti. Se invece abbiamo stancato il bambino nella speranza che, arrivando stanco alla fase del sonno, dorma di più, avremo l'effetto contrario. Perché? Per reagire a questa stanchezza, il bimbo produrrà cortisolo, producendo un conflitto con la melatonina, che non riuscirà a lavorare bene, rendendo anche l'addormentamento difficile. Inoltre, una volta che il bimbo, per stanchezza fisica, comunque si addormenterà, tutto il cortisolo prodotto farà sì che il sonno sia sempre più frammentato e disturbato. Se avete avuto in casa un animale che ha fatto cuccioli, cani o gatti, avrete notato che lui per primo tiene i suoi piccoli vicino a sé nella fase del sonno, proprio perché questa ricerca di prossimità è fisiologica nel neonato e va assolutamente assecondata.
Infatti è raccomandato il co-sleeping. Attenzione! Per co-sleeping intendiamo che il bimbo condivida la stessa stanza con il genitore, in modo da essere vegliato e controllato anche durante il sonno notturno. Però dobbiamo sempre rispettare delle regole per la nanna sicura, per evitare che si vada ad aumentare il rischio di morte in culla. Per le regole della nanna sicura vi farò un video a parte dove vi spiego punto per punto come stare tranquilli e dormire insieme al vostro bebè. Man mano che il bimbo crescerà, sicuramente sarà più facile regolarizzare un pochino i suoi cicli di sonno. Diciamo che però possiamo aspettarci di poter lavorare su questo aspetto a partire dal quarto mese di vita del bambino. Ad esempio, insegnando al bambino in maniera dolce ed amorevole ad addormentarsi non completamente al seno, cosa che invece fa sicuramente durante le prime settimane di vita e che non ha niente a che vedere con la graduale estinzione del pianto, che è una tecnica molto pubblicizzata negli anni precedenti e che ha portato tantissimi danni, perché se un bambino si lascia piangere è normale che lui poi in seguito, nelle settimane, nei mesi successivi, richiederà sempre meno la nostra presenza, ma non perché il bambino lo abbia imparato, ma perché ha percepito che le sue richieste non vengono ascoltate e quindi non vi chiederà più di essere lì con lui, ma questo non significa che non ne avrà egualmente bisogno. Piccoli accorgimenti per aiutarvi a sopravvivere alle lunghe e numerose nottate di sonno interrotto sono ad esempio l'utilizzo dei rumori bianchi. Avrete notato che il vostro bebè si calma e si rilassa quando accendete la cappa del forno, oppure mentre vi asciugate i capelli col phon, o mentre sente il suono dell'acqua che scorre mentre vi fate la doccia. Sapete perché? Perché molto probabilmente riproducono un po' quel suono di fondo che era presente nell'ambiente uterino e che è in grado un po' di neutralizzare i suoni dell'ambiente circostante. Quindi per i primi mesi di vita sono assolutamente utili. Ormai non serve più tenere la cappa accesa per ore o il lavandino aperto facendo sgorgare litri e litri d'acqua. Esistono dei piccolissimi device già precaricati con questi suoni o delle playlist da scaricare gratuitamente che sicuramente vi aiuteranno a farlo rilassare di più. Anche il bagnetto serale in alcuni bambini aiuta moltissimo, in altri invece eccita e quindi è da evitare se vediamo che dopo il bagnetto il bambino è più irritabile. Se invece il bambino si rilassa, lo potrete fare brevemente anche tutte le sere accompagnato da un piccolo massaggio con olio di mandorle. Per alcuni bambini è molto utile il contenimento, ovvero ricordate che il bambino viene dall'ambiente uterino, dove era fasciato dal liquido amniotico e dalle nostre membrane pressoché in maniera costante e quindi questo dava lui un grande senso di serenità. Fuori dall'ambiente uterino possiamo riprodurre questa sensazione con la tecnica di fasciamento denominata Sweddle. Anche di questo vi fornirò di un piccolo video dove vi faccio vedere passo passo come fasciare il vostro neonato in sicurezza. È una tecnica che si può praticare fino al quarto mese, massimo quinto, cioè il momento in cui il bimbo poi inizia a rotolare. Sicuramente si può fare in totale sicurezza i primi 3 mesi di vita. Un'alternativa può essere anche in questo caso il baby wearing, ovvero portare il bambino al momento del sonno tenendolo all'interno di una morbida fascia o di un marsupio appositamente per la sua età. Fondamentale e molto utile sia per i neonati ma in realtà per i bambini di tutte le età è instaurare una routine rilassante per condurli al momento del sonno. Questa va attuata sin dalle prime ore del mattino. È altamente sconsigliato utilizzare giochi con suoni e luci molto potenti. Non ne ha assolutamente bisogno. Bastano piccoli oggetti in materiali naturali, legno, maglia, da far osservare con calma al bebè e che saranno leggermente più complicati crescendo, però evitate veramente stimoli molto forti perché sul bambino produrrebbero un fortissimo stress. Quindi instaurare la routine significa anche arrivare verso le ore del crepuscolo con luci più soffuse, cantando, cullandolo
e utilizzando molto spesso delle azioni ripetitive che faranno sì che il bambino pian piano possa prevedere cosa sta accadendo, tranquillizzandolo ulteriormente. Ad esempio, porto sempre il racconto di quello che ho fatto con le mie bimbe. Sin da quando erano neonate, ho cantato, con piccole variazioni, sempre la stessa Ninna Nanna. E anche adesso, che hanno 4 e 6 anni, abbiamo aggiunto sicuramente la lettura di alcuni libri, che per loro è una cosa fondamentale, ma che fa sempre parte della routine. E nella fase di addormentamento metto sempre la stessa Ninna Nanna e 2 volte su 3 cado sotto il fuoco della Ninna Nanna pure io e mi addormento. Sapete perché? Perché si crea quello che in programmazione neurolinguistica viene definita un'ancora, ovvero uno stimolo esterno che dà un comando al cervello. In questo caso lo stimolo è la canzone e il setting, l'ambiente che avrò creato, e il comando è dormire. Se ci pensate, siamo sottoposti a queste ancore costantemente. Quando non avete sentito per tanto tempo un profumo e poi lo sentite, è in grado ad esempio di risvegliare in voi ricordi lontani tantissimi anni e immagini che pensavate di aver completamente dimenticato. Bene, le subiamo, ma in realtà possiamo anche instaurarle, e quindi un piccolo trucchetto è questo: cercate di essere ripetitivi, il bimbo ne gioverà. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di seguire il canale, metti un mi piace e attiva la campanella per non perderti gli ultimi aggiornamenti sui nuovi video. Se sei una neomamma o stai per diventarlo, questo è il libro che ho scritto proprio per te. In realtà non è solo per mamme, ma è dedicato in egual maniera anche ai papà, perché vi accompagnerà in tutte le tappe indispensabili e i mille dubbi che avrete per la crescita del vostro bebè. Lo trovate in tutte le librerie fisiche e online. Si chiama Rinascere Mamma, edito da Mondadori.